Dottoressa Briani, come integrare le competenze trasversali nei traguardi di sviluppo delle competenze, oltre che nel profilo dello studente? Cosa dovrebbe fare la scuola e cosa le istituzioni? Allora, le istituzioni dovrebbero innanzitutto cercare di tradurre all'interno del nostro ordinamento quelli che sono documenti dell'Unione Europea fondamentali, non soltanto la raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 2018 che ha trovato in effetti e solo recentemente una sua traduzione all'interno dell'ordinamento, ma anche un documento bellissimo come il Life Comp 2020 che delinea quelle che sono le competenze personali, sociali e di imparare a imparare che ogni studente e ogni persona in formazione dovrebbe conseguire. Questo porrebbe la scuola nella condizione non solo di riflettere sulla necessità di sviluppare queste competenze, ma creerebbe anche la cogenza per farlo. La scuola del resto dispone di un'autonomia all'interno della quale già a legislazione vigente con l'attuale ordinamento può andare a valutare queste competenze trasversali, ad esempio all'interno della valutazione del comportamento. Infatti noi abbiamo testi normativi, in particolare il decreto legislativo 62/2017, che ci dice che il comportamento deve essere misurato sul conseguimento delle competenze di cittadinanza e questo darebbe modo alle istituzioni scolastiche di portare la riflessione sulle competenze trasversali proprio nell'ottica della valutazione del comportamento. PNRR ha fornito numerosi fondi e ingenti risorse alle scuole per la ristrutturazione degli ambienti di apprendimento. Le nostre scuole si stanno tutte riorganizzando sulla base di questi ingenti finanziamenti e realizzando ambienti didattici innovativi basati essenzialmente sull'utilizzo delle tecnologie digitali. L'innovazione però metodologica e didattica non è soltanto una trasformazione dell'ambiente di apprendimento, è una trasformazione anche delle modalità relazionali all'interno della classe e della organizzazione della lezione. Non possiamo trasferire la lezione trasmissiva e frontale, diciamo, su video o con l'utilizzo delle sole tecnologie. Dobbiamo proprio innovare la metodologia nel profondo, ma questo, ribadisco, è forse la sfida più difficile perché si tratta anche di superare alcuni steccati culturali e soprattutto alcuni ostacoli dovuti a quella che è la formazione iniziale in itinere dei docenti.